Jonah. Siamo scesi di sotto. Ehi! Siete già scesi? Stavamo aspettando te. Cosa credi che troveremo? L'affresco mostrava una serie di prove. Forse conosco un'altra strada. Ok, vado avanti io. Ci vediamo dall'altra parte. Thank you.
Jonah, sono finita in una specie di caverna. Ci sono delle tracce, c'è stato qualcuno. Jonah. Jonah, riesci a sentirmi? Sono arrivata alla prima prova, il ragno. Ora mi metto a salire. Impossibile, non ci sta nient'altro. Non ho abbastanza spazio. Incredibile. Jonah, sono alla prova successiva, l'Aquila. Credo c'entri qualcosa il vento. Sono ancora diretto a ovest. Ora sto scendendo, c'è un fiume sotterraneo. Tutto pieno, non ci sta nient'altro. Cosa ci sarà alla fine di queste prove?
non ho abbastanza spazio. Ancora in piedi, dopo secoli di terremoti e tempeste. Potrebbe fare da scala se fosse girato. Devo calarmi. Promette bene.
Devo prendere il tempo. Ora non posso salire. Altre vele. Devo uscire in qualche modo. Oh, ci è mancato poco. Devo raggiungere la colonna centrale. Forse funziona.
Accidenti, la leva è troppo andata per reggere. Sì, reggerà. Ecco. Bene, ora la scala dovrebbe girare. Devo salire in un altro modo. Forse posso scalare il macchinario. Forse posso scalare il macchinario. Ancora un po'. Huracan, faccia a faccia in un tempio dedicato a te. Occhio. Jonah, ho superato la prova dell'aquila. Devo essere vicina alla città segreta. Tutto pieno, non ci sta nient'altro. Thank you.
Impossibile, non ci sta nient'altro. Tutto pieno, non ci sta nient'altro. Jonah, qui la vista è stupenda. La città segreta deve essere vicina. Lara, sono passato. Sto arrivando. Jonah! Cavolo! Tutto pieno, non ci sta nient'altro. Cosa ci sarà alla fine di queste prove? Thank you.
Devo stare più attenta. Posso restare qui. Sto cedendo. Ci è mancato poco. Dunque. Forse l'ho trovata, la città segreta. Mi metto a cercare il serpente con l'occhio d'argento. Non ho abbastanza spazio. Non ho abbastanza spazio. Ehi! C'è. Ehi. Posso aiutarti? Vattene, tu non sei dei nostri. Senti, lo so che fa male, ma... Malfunzul! La Trinità. Chi sei? Che ci fai qui? Sono una ricercatrice, Lara Croft. Torneranno. Mettiamoci al sicuro. Prendila.
Non sei solo mio figlio, sei il mio erede. Non devi correre rischi inutili. Se non fossi stato là, lei ci avrebbe trovato. Per fortuna tu stai bene. Se non fai parte del culto, come hai trovato questo posto? Ho seguito la mappa di un tempio. A dire il vero, mi aspettavo delle rovine, non voi o tutto questo. Il culto, perché ha attaccato tuo figlio? Ho già visto quei simboli, è l'ordine della Trinità, sto cercando di fermarli. Fermarli dal fare che cosa? Stanno cercando un manufatto, una specie di scrigno, legato a una dea della luna. E tu perché lo vuoi? Vuoi rubarlo? Venderlo? No, però la Trinità, il culto, non deve prenderlo. Sono pericolosi. Perché? Che cosa ti hanno fatto? Hanno ucciso mio padre. Posso mostrarti una cosa? Sai dirmi che cos'è quello? Questa è Paititi. Ti trovi qui. Paititi, la città segreta. Ma che cos'è quest'occhio? Quello è un luogo di morte e di sacrifici. Credi che il tuo manufatto sia lì? Esatto. Nessuno è mai riuscito a tornare. Io ci proverò lo stesso. E lo faresti soltanto per fermare il culto? Sì. Portatelo qui. Stai bene? Conosci quest'uomo? È un mio caro amico. Abby? Sta bene. Chi altro ti cerca? Nessun altro. Stiamo cercando la stessa cosa, credo. Ti porteremo il serpente con l'occhio d'argento, ma il tuo amico resta qui. Non andrai molto lontano se menti. E per lui non sarà un bene. Non ce n'è bisogno. Sta tranquilla. Resto. Edsley, dai dei vestiti a questa donna. Uchu, tienilo sotto controllo. Tornerò il prima possibile. Va bene. Bel posticino. Silenzio. Solo non so il tuo nome. Le mie scuse. Come leader dei ribelli devo essere cauta. Sono la legittima regina, Unuratu. Edsley, aspetto ancora che tu mi dica cosa. Guardati tua regina. Quando sei pronta. Thank you.
Tutto pieno, non ci sta nient'altro. Non riesco a capire. Tutto pieno, non ci sta nient'altro. Parla di qualcosa nei dintorni. Una sentinella solitaria presidia me e il suo raccolto. Tutto pieno, non ci sta nient'altro. Non ho abbastanza spazio. Mamma dice che l'uaca della cascata si arrabbia se gioco nella grotta. Pensa che sia troppo pericoloso, anche se lì dentro ci sono un sacco di cose belle. Thank you.
Ti va uno scambio? Ti prego, ho fatto a malapena quanto basta per il tributo. Chi lo impone? Il culto di Kukulkan, ovvio. Esigono metà dei profitti dei giorni di mercato, ma se pensano che ho provato a imbrogliarli... Certo, tutto chiaro. Lo apprezzo, Ishiki. Allora, che facciamo? Gli dèi ci arridono. Grazie infinite. Arrivi in un momento critico. I conciatori, i macellai, i tessitori, i tintori, anche gli insegnanti. Tutti i quartieri si stanno preparando. Ci sarà molto da fare al mercato. Ci sono grandi cose all'orizzonte per la città e la sua gente. Dobbiamo fare il possibile per aiutare Kukulkan a inaugurare un nuovo mondo. Non ho abbastanza spazio. Che bellezza. Non ho abbastanza spazio. Non ti conosco. Che ci fai qui? Dove hai preso quella tunica? Mi è stata data da un Uratu. Oh, sei l'ospite della regina. Non volevo offenderti. Ti prego, perdonami. Nessun problema, tranquilla. Come posso aiutarti? Tutto pieno, non ci sta nient'altro. Grazie, Ishiki. Hakan! Che significa? Adepti, in attesa che la loro divinità appaia. All'arrivo di una catastrofe, il dio Kukulkan va sacrificato per dare energia al sole e poter salvare il mondo. Sacrificare un dio? Il sacrificio è uno dei miei compiti. Ma il capo del culto prenderà il mio posto per ascendere alla divinità. Crede di poter ricreare il mondo e vivere in un paradiso di sua invenzione. Ricreare il mondo? Cosa? È che ho già sentito queste parole. Eccolo! Io lo conosco. È il dottor Dominguez. Osservate! Ecco la chiave della nostra unità e salvezza. Presto... i nostri sogni di pace e di serenità si avvereranno! Lo chiamano già Kukulkan, ma il suo vero nome è Amaru. È nato qui, ma è stato cresciuto in segreto dai profani. Il popolo crede in lui. E tu invece? Il mio defunto marito Saidi era suo fratello. Avevano opinioni diverse sul futuro di Paititi. Quando Saidi è morto, Amaru ha voluto abbracciare il culto. Avete visto la tempesta? Temete che il peggio non sia ancora arrivato? Farò in modo che Paititi
continui a prosperare e crescere per sempre! Lo conosco bene. Se Amaru avesse successo, chiunque si opponesse non conoscerebbe mai questo paradiso. I ribelli verrebbero abbandonati. Non se non trovano lo scrigno. Sì. L'unica speranza è trovarlo per primi. Forse Amaru può ancora tornare sulla retta via e ragionare. A morte i profani! Arriverà il castigo! Hakan, ora basta! Dobbiamo colpirlo adesso che il serpente è sotto tiro. Giustizia sarà fatta a tempo debito. Non mettere a rischio la ribellione per la tua impulsività. Etsley, in avanscoperta. Ci vediamo alle pendici della montagna. Ultimo avvertimento. Segui Etsley. Il travestimento non ingannerà le guardie. Ok, troverò lo scrigno. Non dovevate creare problemi. Ero solo uscita per fare due passi con mio figlio. Amaru sta perdendo la pazienza. Non accadrà più. Jonah, puoi rispondere? Sì, Uchu e io ci siamo accampati. È tutto ok. Dominguez è qui. È lui il leader del culto di Kukulkan. È quello contro cui si battono i ribelli di Un'Uratu. Cosa? È qui da anni. La Trinità ha il controllo di Paititi. Wow. Andrò all'occhio del serpente. Dobbiamo prendere lo scrigno prima del prossimo cataclisma. Mia moglie sta molto male. E non è la sola. È una malattia portata dagli stranieri. Qualcuno dovrebbe fare qualcosa. Salve, Ishiki. Magnifiche bestie, i lama. Così mansueti. Anche i guanacchi selvatici nella giungla adorano essere accarezzati. Gli dei approvano. La leggenda dice che l'Anello dei Sette presidia grandi ricchezze. Ma ormai ho cercato dappertutto e non le ho ancora trovate. Non capisco. Perché disturbarsi e escogitare un indovinello se non ci metti una ricompensa? Impossibile, non ci sta nient'altro.
Ma non ne capisco il significato. C'è un grande affare oggi. Kukulkan ha promesso prosperità, ma in tanti fanno offerte agli dèi. Unurato e i suoi ribelli sono i figli legittimi di Paititi, secondo me. E non sono l'unico a pensarlo, ma a quanto pare sono l'unico che ha il coraggio di dirlo. La purificazione è alle porte. Credo che nulla avrebbe potuto prepararmi a questo posto. La gente, la sua storia, tutto ciò che hanno vissuto e chi sono oggi. A sentir lui, Amaru, Dominguez, Kukulkan desidera solo la sicurezza di Paititi. Ma ho visto fin dove è pronto a spingersi. Esecuzioni, crudeltà. Devo fermarlo.
Dov'è mia madre? Sta parlando con le guardie e Akan. Com'è? Fuori i Paititi? Beh, è molto vario. Il mondo è grande. Più grande di Paititi? Più grande di 100 Paititi. Davvero? Poi mi ci porti? Temo che tua madre avrebbe qualcosa da ridire. Quello che cerchi è lì dentro. E come saprò che è la stanza giusta? Dal tanfo di morte. Se sopravvivi, puoi tornare passando attraverso il vecchio sistema di irrigazione. Ci vediamo lì. Occhio, il culto tiene l'aria sotto controllo. Dunque. Dunque. Tutto pieno, non ci sta nient'altro.